all'interno di un ospedale psichiatrico, faceva insomma terapie ai pazienti, però questi pazienti prendevano psicofarmaci e anche operazioni chirurgiche cerebrali, eccetera, eccetera, e quindi lui era un po' amareggiato sotto questo profilo perché si riteneva una persona un po' più zen e quindi voleva uscire un po' da questo obbligo di somministrare determinati farmaci, eccetera. E quindi si è trasferito in India per molto tempo e ha studiato, ha cercato di capire quali erano le migliori vie per poter aiutare i pazienti poi in Occidente quando sarebbe ritornato. E quindi ha studiato yoga, meditazione, respirazione, eccetera, eccetera, eccetera. È ritornato in Spagna e ha tirato fuori, prima ha fatto degli esperimenti sui pazienti con delle respirazioni, con la meditazione, tipo un training autogeno, cercando di riabilitarli senza farmaci. Visto che ci riusciva, ha tirato fuori questa parola sofrologia, sos equilibrio, pren mente, logos scienza, scienza dell'equilibrio mentale. E ha creato anche degli istituti, oggi non c'è più. Morto, però va avanti la figlia che anche lei è una psichiatra e quindi la sofrologia va avanti questo profilo qui, quindi respirazione, meditazione, una sorta anche un po' di ipnosi e così ha portato avanti la sofrologia ed è diventata famosa, quindi se voi oggi scrivete su Google trovate sofrologia. Sono sofrologo tradizionale, quindi ho studiato la sofrologia, ma ho avuto anche tanti altri corsi fatti in analogia, psicologia, ipnosi, insomma. Nei miei 30 anni di studi sulla mente ho fatto tanti studi e tanti esperimenti che mi hanno fatto pensare e riflettere e dire ok, qui manca qualcosa, qui manca qualcos'altro e quindi ho unito il tutto in una semplice parola chiamandola sofrologia dinamica, che vuol dire dinamica, che diamo dinamismo a quella sofrologia che era classica, gli diamo un movimento. Che vuol dire movimento? Vuol dire che anziché parlare alla parte cosciente, come fa la sofrologia, la psicologia, la psicanalisi, eccetera, anziché andare a lavorare sulla parte cosciente della mente, lavoriamo sulla parte inconscia, cioè la parte emotiva, la parte più profonda di noi. E quindi il problema della parte, diciamo, cosciente è che spesso alza le barriere di difesa, quindi non ci fa entrare in quella parte emotiva. Se io per esempio ti chiedo se ti ricordi il compleanno di quando avevi un anno, non te lo ricordi. La mente quindi logico-razionale, la coscienza, mente logico-razionale, ti fa evitare di entrare in quei parametri più lontani, più nascosti. Ok? Invece la mente inconscia registra tutto, ok? Perché la parte emotiva, quindi se la torta a te ti era piaciuta, ecco qua un'emozione. La mente inconscia quindi te la tira fuori e ti dice sì, mi ricordo quell'evento, ti riapre quella porta lì, ok? Quindi c'è sempre questo bilanciamento tra mente cosciente, mente logico-razionale e mente inconscia. Ma che cos'è questa mente inconscia? Che Freud parlava della mente inconscia, l'ha tirato fuori lui da questa parolona. Non è altro che una mente emotiva, una mente, diciamo, un'anima. Noi la chiamiamo anima magari. Qualcuno dice, ma che è l'anima? Perché non chiamarla inconscio, anima o mente emotiva? Che differenza fa? Oggi lo vedremo perché noi andremo a parlare direttamente con questa famosa anima. Come funziona? Come parliamo questa? Allora, la mente conscia, la mente logica e razionale ci parla attraverso la comunicazione verbale, quello che sto facendo adesso io vi parlo e quindi voi ascoltate e ci siamo, questa è la mente logica. La mente inconscia, che è quella emotiva, non parla con la comunicazione verbale, ma parla con la comunicazione non verbale, quindi gestuale o tensionale, tensione nervosa, tensione emotiva oppure gesto. Famosi gesti del viso, tipo il grattamento, quello che ha fatto lei, oppure voi, qualcuno magari è così, è chiuso, quindi chiude, sezione di chiusura. Oppure d'ascolto, in questo momento ascolta ma fino a un certo punto perché la gamba è rivolta dall'altra parte. Se fosse rivolta di qua magari era più aperto. Così come sta lui già, ecco, allora ascolto, sì, mi interessa questa cosa.